Mi ripeto come le ultime due volte, buongiorno, siamo qui chiaramente a presentare in questo weekend il giocatore che attendevamo, secondo noi dall'inizio, l'attaccante Alex Ambrosini, quindi non saprei più cosa aggiungere. Secondo me la cosa più importante la deve dire Alex, perché la società era una volontà di prendere il ragazzo, e quindi niente, oggi sono un po' in difficoltà perché forse abbiamo concluso la settimana, abbiamo fatto insieme a lui il terzo acquisto della settimana e speriamo che sia un acquisto di buon auspicio, anche se sto leggendo che qualcuno non ha gradito, però la società in primis, come vi ho già detto, è un giocatore importantissimo per noi. Niente, dai, io sono orgoglioso di tornare qui a Rimini perché la società dove sono cresciuto, quindi ho passato 8 anni a Rimini, la società che mi ha cresciuto, mi ha lanciato, mi ha fatto diventare giocatore, se vogliamo, mi ha permesso di fare questo, insomma, nella vita. E ringrazio questa società perché, come diceva il direttore, mi hanno voluto fortemente, mi hanno cercato da un po' di tempo e niente, io non ho preso in considerazione nient'altro che Rimini, quindi non ci sono state trattative, non c'è stato nulla, è stata una volontà reciproca e questa dimostrazione che comunque io a questa maglia ci tengo perché, come dicevo prima, ci sono cresciuto, c'è stato quel piccolo, diciamo, problema quando giocavo a Sant'Arcangelo, però è una maglia che mi sento addosso perché qua sono cresciuto, quindi sono emozionato e orgoglioso di far di nuovo parte di questa società, di questa squadra, e insomma ci metterò tutto me stesso per riuscire a riconquistare magari anche i tifosi, perché giustamente dopo quello che è successo qualcuno può non essere contento, però ci metto la faccia e chiedo scusa per quello che è successo, lo feci anche immediatamente dopo la partita, insomma, Sant'Arcangelo-Rimini, questa dimostrazione che mi resi conto subito di aver fatto una cavolata, se si può dire, e tant'è che in questi anni più volte ho cercato, diciamo, lo spiraglio per poter vedere se c'era la possibilità di tornare a Rimini, quindi non lo nego che per me è sempre rimasta un po' una ferita aperta, quindi poi spero di farmi apprezzare in campo, ma soprattutto anche come persona, perché sono convinto, insomma, che si possa far bene. Hai lasciato l'Imolese, con la quale hai fatto la stagione tra l'altro super, quindi insomma questo testimonia davvero che ci tenevi tanto a tornare qui a Rimini, perché insomma la cosa più semplice sarebbe stata forse rimanere in una società dove insomma avevi già conquistato tutti. Certo, no, questa è un'ulteriore dimostrazione perché, come dicevi tu, il calcio va così, vengo da un'annata positiva, l'Imolese avrebbe fatto carte false per tenermi, noi abbiamo dato la priorità a loro, nel senso che abbiamo voluto parlare con loro anche per una questione di correttezza, però ho fatto capire anche all'Imolese che per me Rimini rappresentava un'opportunità grande, cioè, ho detto a qualche giornalista, una scelta di cuore, è così, quindi sì. Non ho voluto proprio sentire altre cose, ci sono state altre possibilità, perché come dicevi tu l'annata è stata positiva, però ho voluto Rimini fin dal primo momento e sono contento di essere qua, quindi sono emozionato e orgoglioso, come ho detto prima, però sono carico perché voglio dimostrare quello che non ho potuto dimostrare, diciamo, da protagonista quando sono stato qua. Per ovvi motivi, perché era un altro contesto, io ho fatto il mio percorso, però penso anche di arrivarci nel momento giusto, quindi ho anche la maturità per capire determinate situazioni, quindi sono carico, dai. E Mister Muccioli, no, lo conoscevo, insomma, perché ho visto quello che ha fatto quest'anno e l'ho sentito telefonicamente, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci di persona, quindi mi ha fatto un'ottima impressione. Avevo seguito già, quando era 20 giorni fa, la conferenza stampa, quindi anche da quello che aveva detto mi aveva fatto subito un'ottima impressione, insomma,
una persona propositiva e che vuole interpretare il calcio in un certo modo, e quindi penso che anche in questo senso sia l'ideale per me, perché comunque sono uno a cui piace, insomma, giocare in un certo modo propositivo, e quindi mi ha fatto un'ottima impressione il mister. Vi conosciamo qui tutti come 10 anni fa, no? Abbiamo un ricordo diverso probabilmente da come sei adesso. Che cosa è cambiato in questo percorso che hai fatto prima di ritornare, insomma? Beh, anche sul campo. Sì, certo, no, soprattutto, dai, è normale che uno matura sotto tutti i punti di vista, come uomo, come giocatore. Diciamo che mi sono ricreato una storia calcistica personale, perché venire via da Rimini in quel momento è stata una scelta dolorosa, che tra l'altro presi io, rescissi il contratto, voglio dire, allora Rimini era in Serie B, e andai a farmi le ossa in Serie D, quindi una scelta forte, però poi mi sono creato, insomma, il mio percorso e non ho nessun tipo di rimpianto. La mia dimensione probabilmente è questa, insomma, sempre, diciamo, giocato tra Serie D e Lega Pro, e quindi sono sicuro, insomma, che darò il massimo, quindi da quel punto di vista penso, come dicevo prima, di essere più maturo e mi si ricorda come un ragazzino. Non sono più ragazzino, però come dicevo prima penso di essere tornato qua nel momento giusto, forse nel miglior momento della mia carriera, perché poi in termini di gol complessivi è stata l'annata migliore, quella che ho passato a Limolese, quindi c'è la voglia di ripetersi e soprattutto di riprendersi, come dicevo prima, quello che non sono riuscito a prendermi ovviamente quando ero un ragazzino qua a Rimini. Magari quello che non avete preso l'anno scorso, sì, è stata una bella batosta, sì, perché eravamo convinti tutti probabilmente di vincere quel campionato, perché avevamo 5 punti di vantaggio, nello scontro con Ravenna addirittura stavamo vincendo, quindi potevamo andare a più 8, poi andata come andata, e siamo stati bravi perché poi, smaltita la delusione, abbiamo vinto i playoff, però sì, c'è la voglia comunque di fare un campionato importante a Rimini, poi siamo una squadra neopromossa, quindi è anche giusto, insomma, fare un passo alla volta, però è ovvio che Rimini come piazza, come storia, come città spinge, quindi sicuramente non faremo un campionato anonimo, di questo ne sono convinto, anche alla luce poi della squadra e del contesto che si sta allestendo, quindi dai, sono fiducioso. Ma dal punto di vista personale puoi già dire un minimo di gol che vuoi segnare? No, dai, come dicevo prima, dai, sono un attaccante, normale che spero di far gol per contribuire alla causa, però sono uno che non è che ha vissuto tanto per il gol, in questa categoria per fortuna li ho sempre fatti, quindi ci sono annate migliori, annate peggiori, però voglio dire, io quello che posso promettere è il massimo impegno, poi come dicevo prima, anche dal punto di vista morale e personale spero di farmi conoscere per quello che sono, e poi se arrivano i gol e arrivano i risultati tanto meglio, però ce la metterò tutta, dai. C'era sempre bella lista all'epoca, insomma, quando facevi gli allenamenti da aggregato, la prima squadra, la Kocif, questo ragazzo la vede la porta, insomma, si è confermato grande intenditore di calcio, il grande padrone. Il grande presidente, sì. Come dicevo prima, ho un ricordo bellissimo di quegli anni perché sono stati, insomma, l'apice della mia carriera, diciamo, perché poi ho vissuto un contesto bellissimo, esaltante, ho avuto la fortuna di conoscere il grande presidente, quindi mi fa piacere che lui abbia speso queste parole. Adesso è un altro contesto e, come dicevo prima, ho voglia di dimostrare, perché questa scelta, tra virgolette, può sembrare anche una scelta pazza da parte mia, perché so insomma, di quello che è successo e che magari qualcuno può non averlo digerito, però questa testimonianza che c'è una grande voglia di dimostrare, penso di avere stimoli come nessuno in questo senso, perché è così. Hai già ripetuto 2 volte la nostra storia, anche quello che è successo, ma questo ti ha comunque... Sì, è stato sì, un rimpianto, tra virgolette, perché come dicevo prima, subito mi sono reso conto di aver fatto una cavolata e me la sono portata dietro, perché poi, come dicevo prima, a Rimini ci ho lasciato un pezzo di cuore, aver fatto quella cavolata, sinceramente, mi è costato caro, perché poi vedi, magari negli anni successivi Rimini è sempre
rimasta una porta chiusa e non mi aspettavo sinceramente che ci fosse questa possibilità. Infatti ringrazio, come dicevo prima, la società e il direttore perché mi hanno voluto e io non ci speravo più. Purtroppo è così, e quindi però ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di far vedere dai, chi sono come persona, come dicevo prima, ma poi in campo di dare il mio contributo. Che cosa scatenò quel tuo gesto, insomma, se c'è, giusto per chiudere, insomma, cosa è successo, perché? Beh, diciamo che, come dicevo prima, per me Rimini rappresentava una ferita aperta, nel senso che non avevo potuto dimostrare io, ma non perché per colpa di qualcun altro, da protagonista qua con questa maglia a livello, insomma, di prima squadra. Poi quel giorno, un mix di emozioni, anche all'andata, magari avevamo giocato qua a Romeo Neri, ero un po' dispiaciuto perché mi sono sentito, insomma, qualche insulto, ma quelle sono cose che ci stanno, e lì poi ho fatto gol, ho sbottato, però poi subito dopo la partita andai dai tifosi a cercare di scusarmi, perché poi mi ero reso conto subito, non ce l'avevo coi tifosi, e quindi, cioè, per me era finita lì, nel senso che non ce l'avevo coi tifosi, ce l'avevo forse più con me stesso o comunque con la gestione tecnica di allora, che magari, sai, quelle cose che da giovane uno tiene dentro, però adesso, come dicevo, ho anche un'altra maturità e ho fatto una cavolata pazzesca, e spero di poter recuperare, di aver modo di recuperare. Sta nascendo un Rimini fortemente riminese, ci non c'è, ma tu già hai detto che sei stato a casa, comunque sei tornato, facile forse partire avendo questa maglia da qua addosso, no? Sì, sicuramente, è uno stimolo ulteriore. Io ho avuto modo di parlare col presidente diverse volte e lui mi ha trasmesso un po' questa cosa, quindi è una cosa importante avere ragazzi del posto, ragazzi che hanno portato questa maglia, e perché penso che Rimini meriti altri palcoscenici. Adesso siamo qui, speriamo sia una fase transitoria, e però è giusto così, perché penso che nessuno più di noi possa avere degli stimoli per riportare questa maglia, insomma, in alto. Poi ai ragazzi li conosco anche, perché Simoncelli, Montanari, vuoi non vuoi, ci conosciamo, ne conosco diversi che erano qua dall'anno scorso, quindi penso che ci sia anche un'ossatura importante per far gruppo, da cui ripartire e per far bene. In quelle che ci sono in rosa li conosci? Beh, conosco Cola, conosco Righini, che con loro ci ho giocato insieme, poi sai, Bonaventura, Scotti, li ho incontrati svariate volte sui campi, e quindi dai, penso Adrian, ho visto che, insomma, assumerà un nuovo ruolo, e anche con lui, voglio dire, abbiamo un buonissimo rapporto, e quindi dai, penso che ci siano tutte le condizioni per poter lavorare serenamente, per far bene. E per chiudere, ti senti di promettere qualcosa di così? No, come dicevo prima, prometto il massimo impegno, di sudare la maglia come non mai, ma di questo sono convinto, perché l'ho sempre dimostrato, quindi da quel punto di vista prometto questo. Poi, come dicevo prima, se vengono i gol, tanto sono stato preso per fare i gol, darò il massimo anche per questo. Devo fare una domanda a Pietro? Vabbè, come ha detto Alex, è una scelta che abbiamo proprio alla fine ponderato, perché la maglia, come dice lui, è importante. I ragazzi che l'hanno già indossato sanno bene il valore che ha, secondo me. Poi uno che ha la conoscenza bene anche, cioè, della città, aiuta tutto quanto. Uno che viene da fuori, c'è chi si innamora, infatti abbiamo un sacco di ragazzi che venendo da fuori sono rimasti qui a vivere, c'è della vecchia Serie B anche. Quindi, cioè, vuol dire che è una città che lascia il segno, e lo notiamo anche con i ragazzi come lui, come c'è gli esempi di prima di Montanari e tutti gli altri che hanno il piacere di ritornare, quindi hanno un segno indelebile. Quindi adesso la parte è sistemata? Sì. Adesso il prossimo tappo?
No, beh, come abbiamo detto anche gli altri giorni, siamo sugli under e eventualmente su quel discorso del centrale difensivo. Poi io penso che il Rimini possa ripartire per una nuova avventura. No, di giocatori ce ne sono tanti. C'è l'unica cosa che momentaneamente nel calcio non mancano sono i giocatori, ce ne sono moltissimi. E la volontà di venire qui c'è. E chiaramente c'è sempre un discorso di domanda, offerta, quindi stiamo valutando due o tre profili, però in questo momento non abbiamo fretta. Aspettiamo magari anche, non so, i cosiddetti saldi, chiamiamoli saldi per ridere. No, noi andiamo giù a Roma mercoledì, che c'è la riunione della Lega Nazionale Dilettanti, e penso che in quell'occasione ci faranno sapere più o meno anche il discorso dei gironi, mi auguro, e la partenza del campionato con la Coppa e con la prima giornata, penso. Ah, la nostra il 20 di luglio, inizieremo il 18 con i test e il 20 ufficialmente. Il ritiro definiamo lunedì definiamo il soggiorno, diciamo. E sarà di? No, facciamo una settimana in ritiro e poi dopo rimaniamo sempre qui in zona. Allo stadio o a Misano, ecco, i due campi di riferimento alla fine saranno questi qui. Tu ti dimentichi di quello che hai fatto, capito? C'è già detto. Esatto. Abbiamo rimarcato. Cioè, il cuore rimane sempre giovane, avrai la tua possibilità, ma sono tutti parlano. Quindi tu giochi col cuore, penso che tutti quanti l'anno scorso hanno giocato principalmente col cuore e abbiamo ottenuto questi successi. Grazie.